Dopo il round di Donington torna il mondiale Superbike al completo, tre categorie hanno corso infatti nel weekend di Assen per il quale facciamo il nuovo Racing Podcast settimanale, dunque quinto appuntamento per quanto riguarda il mondiale Superbike, quarto per la Supersport 600 e terzo per la Supersport 300, è un mondiale, partiamo ovviamente dalla Superbike che riprende la via della Nord Irlanda perché ad Assen al circuito del TT che vediamo qui inquadrato avviene il riscatto del cannibale Jonathan Rea che fa pole position in qualificazione al sabato e fa tre vittorie su tre gare in questa gara olandese consacrandolo di fatto come il re di questo circuito. Infatti con le tre vittorie di questo weekend il cannibale sale a quota 15 vittorie soltanto su questo circuito e abbiamo scavallato invece le 105 vittorie in carriera per Jonathan Rea, siamo se non sbaglio con quella di oggi pomeriggio alla numero 107 della carriera. È un mondiale che sempre più prende la via della Nord Irlanda anche per un episodio tanto discusso che è accaduto in gara 2 che andiamo subito a verificare. Primo giro di gara, partenza della gara della domenica pomeriggio, Garlett Gerloff, pilota della Yamaha GRT, quindi team clienti, fa una partenza allucinante, una partenza comunque da pilota molto sul pezzo in questa occasione, stringe troppo però verso l'interno sulla parte più esterna della curva numero 1, c'è però il suo compagno di squadra e capo marca Yamaha Toprak Razgatlioglu con cui che sta giocando il mondiale con Jonathan Rea. Gerloff però stende Toprak Razgatlioglu che purtroppo finirà per campo e dovrà dire addio alla competizione della domenica pomeriggio e di fatto apre la porta a quella che sarà una vittoria facile peraltro per Jonathan Rea ed è un peccato perché evidentemente Gerloff potrebbe condizionare non poco il campionato mondiale Superbike con questa stesa di fatto al povero Toprak che fino a quel momento aveva di fatto limitato i danni perché comunque il podio era sempre stato portato a casa dal pilota turco e doveva appunto fronteggiare un Jonathan Rea che appunto come vediamo dall'immagine ha fatto questa posizione numero uno per tre volte. Jonathan Rea è tornato a essere quel pilota molto costante che era prima del round di Donington dove effettivamente lì pagò anche una caduta rovinosa in gara 2 e qui però ha fatto il Jonathan Rea che conosco, Jonathan Rea che non lascia veramente scampo a nessuno, è un pilota che ripeto se non sbaglia nella maggioranza dei casi fa sempre podio e qui era veramente ingiocabile, pole position e vittoria, tre di fila e dunque ancora una volta leadership del campionato che dunque torna in Irlanda del Nord e per via dell'incidente con Gerloff e Razgatlioglu il vantaggio è decisamente importante, oltre 30 punti per quanto riguarda il gap tra il primo e il secondo classificato sono 33 nella specifica i punti per la precisione, 243 punti per Jonathan Rea che dunque vince tre volte e per tre volte suona God Save the Queen. Sono molto interessanti però i podi perché ci sono tante e tante cose da dire, si riscatta la Ducati per quanto riguarda quantomeno il sabato della Superbike perché Redding fa secondo e di fatto si consacra da solo come il terzo della classifica del mondiale, quindi comunque una posizione interessante al netto che comunque la stagione di Redding difficilmente finirà con la vittoria del mondiale quindi potrebbe anche essere una mezza delusione, e terzo appunto Toprak Razgatlioglu che fa in realtà due volte terzo anche nella Super Pole Race dunque limita i danni, c'è però un podio interessante per l'altra Ducati, quella di Michael Rinaldi che fa secondo anche se in realtà è un podio viziato da penalità abbastanza discutibili, in particolare a un pilota della Yamaha Andrea Locatelli che è stato accusato di aver oltrepassato i limiti della pista nell'ultimo giro della gara sprint, diciamo della Superbike, che vedendo le immagini io in realtà non ho visto questo taglio netto di appunto Locatelli, fatto sta che sia Razgatlioglu sia Locatelli arrivati secondo e terzo al traguardo vengono penalizzati, di fatto cedono entrambi una posizione e dunque sale Michael Rinaldi che dalla quarta va alla seconda posizione, una posizione insperata per comunque colui che ha vinto due volte a Misano. Il podio però è veramente molto bello per quanto riguarda la gara 2 al netto dell'incidente che giustamente ha visto penalizzato Gerloff perché peraltro per quella manovra il pilota americano ha ricevuto un sacrosanto ride through e in telecronaca pure hanno ribadito il concetto che forse la penalità è stata fin troppo tenera, Max Temporale avrebbe dato addirittura bandiera nera. Fatto sta che Jonathan Rea stravince anche la terza gara, secondo è ancora una volta Scott Redding che ha ragione però di uno straordinario Andrea Locatelli, il pilota della Yamaha ufficiale, compagno di squadra di Razgatlioglu, c'entra sul campo, sulla pista meglio, il primo podio della carriera in classe regina di Superbike, colui che dominò dunque la stagione Supersport dello scorso anno, effettivamente si toglie una grandiosa soddisfazione in quel di Assen, sempre in crescendo perché anche nella prima competizione è arrivato quinto, nella sprint race avrebbe fatto anche podio ma
appunto una penalità discutibile gliel'ha tolto, e qui non ci sono se, non ci sono ma. Andrea Locatelli fa una signora prestazione ed effettivamente c'entra il primo podio della carriera. Il Sanos è la decima piazza assoluta del campionato mondiale, dunque per questo motivo dal mio punto di vista Andrea Locatelli è uno dei rider del giorno di questo weekend di Superbike, e in realtà per due gare su tre, perché in realtà anche appunto nella gara sprint Locatelli aveva dimostrato di trovarsi da Dio su questa pista e finalmente rendere la seconda Yamaha ufficiale una competitiva, appunto perché fino a quel momento la Yamaha ufficiale puntava giustamente tutto sul pretendente al titolo Top Adattati Giochi. Locatelli doveva ancora un attimo adattarsi a questa Yamaha, che comunque non è una moto facile per chi comunque arriva dalla 600, e qui finalmente Locatelli ha dimostrato comunque di saperci fare, di dimostrare di poterci stare in Superbike anche con un team ufficiale di questo livello. Peraltro Locatelli, sì è vero, finisce terzo, ma metà della gara l'ha comandata e anche con merito, tenendo testa peraltro a Jonathan Rea nei due giri dopo il sorpasso del nordirlandese. Comunque una signora prestazione appunto per il pilota bergamasco Andrea Locatelli, che dunque si prende il mio primo titolo di rider del giorno. Un altro titolo in realtà sarebbe preso anche in realtà Garrett Gerloff, perché è vero che Gerloff è già comunque un pilota che paga molta esuberanza e troppa aggressività, perché in Spagna beccò Rea e a momenti non lo buttò fuori, qui ha buttato fuori il suo compagno di barca che si gioca il mondiale, è un errore molto molto grave, ma Gerloff comunque ha dimostrato di avere talento da vendere e ancora una volta rimonta, perché in gara 1, partendo dalla 22esima posizione ultima in qualificazione per via di una caduta rovinosa, e poi rimontato fino alla sesta posizione, rimontando anche in gara 2, di conseguenza non è una prestazione totalmente da buttare. Certo che comunque Gerlo deve imparare a mettere a posto la testa, e chissà che la prossimo appuntamento della Superbike a Mostra Repubblica Ceca non sia un buon viatico per mettere a posto un pilota che di talento ne avrebbe anche da vendere e potrebbe regalare anche molte soddisfazioni secondo me alla Superbike intera. Però tecnicamente per la gara che ha fatto al sabato in gara 1, pilota del giorno è appunto il pilota del Texas, Garrett Gerloff. Terzo pilota del giorno per quanto riguarda obiettivamente la gara 2, l'abbiamo già detto, è stato anche Andrea Locatelli per la gara che ho detto. Il terzo titolo di rider del giorno però lo voglio dare a uno dei miei pupilli, ovvero il dragone Chad Davis, che finalmente si riscatta e si toglie la soddisfazione di battere una Ducati ufficiale, in particolare quella di Rinaldi, molto incolore. In gara 2 Rinaldi ha avuto un sacco di problemi, tant'è vero che è finito ottavo, ma Chad Davis con la gara molto interessante è riuscito a dare una prestazione d'orgoglio alla sua stagione, quarta posizione per il gallese e miglior risultato eguagliato in stagione. Va a eguagliare il quarto posto di Aragon. Va detto che Aragon è la pista d'eccellenza per il pilota gallese. Ha fatto una signora prestazione però anche in generale la BMW, in particolare il pilota olandese Michael van der Mark, che sul terreno di casa fa quarto e sesto in gara 1 e gara 2, si ritira purtroppo in Super Bowl Race per via di una caduta rovinosa, ma comunque anche il pilota olandese con questa BMW si sta trovando sempre più a suo agio, e dunque sono tantissimi i piazzamenti della top 5, li vediamo nella grafica nelle ultime 6 gare, 5 nelle ultime 6, segno che la BMW sta crescendo e Michael van der Mark può essere il pilota del futuro della casa di Monaco, e dunque anche per lui un premio di rider del giorno ci va assolutamente. Quindi degli italiani possiamo dire che è stata comunque una buona gara di Superbike, una gara di Superbike che appunto sposta ancora una volta il mondiale verso la Nord Irlanda. Toprak dovrà superarsi nelle prossime gare per evidentemente tenere testa al cannibale, che sta facendo il cannibale, dunque si sta dimostrando il pilota più costante di questa Superbike. Gli italiani hanno avuto sicuramente una buonissima prestazione da Locatelli e Rinaldi, che finalmente hanno riportato l'Italia nella top 5 e sul podio con costanza, quasi mi verrebbe da dire, dopo tantissimo tempo, e per una scuola che sulle Superbike da tempo non esprime talenti dopo Max Biaggi evidentemente. È evidentemente una grande prestazione per la nostra nazionale, se così si può chiamare, anche se è un termine più olimpico o mondiale, anche se obiettivamente nelle moto non si presta più di tanto. Gli altri italiani comunque bisogna parlarne ancora una volta, celebriamo Axel Bassani, che si sta rivelando probabilmente il miglior rookie di questa stagione al netto dei big. Diciamo che nei rookie indipendenti Bassani sta togliendo delle soddisfazioni enormi ancora una volta nelle due gare che contano di più, le due lunghe. Bassani fa decimo e nono, fa decimo anche in sprint race, che purtroppo non gli permette di fare un punto, perché ricordiamo che in sprint race vanno a marcare punti i primi 9 classificati. C'era anche un ultimo italiano in questa competizione, ovvero la wild card, Andrea Mantovani, che ha corso su una Kawasaki privata e all'esordio in Superbike, il pilota che corre nella moto E
quest'anno Andrea Mantovani ha fatto 14esimo, dunque buona prestazione per il nostro pilota italiano, che comunque ha sfruttato anche una ecatombe per quanto riguarda gara 1, perché tantissimi piloti hanno avuto delle cadute e anche rovinose, tant'è vero che nelle gare successive sia Lucas Maia sia Jonas Folger stava facendo fin lì una signora gara, sono purtroppo finiti per campi e in più non c'erano anche altri piloti che abbiamo visto in precedenza, vedi per esempio Eugene Laverty, che è rimasto di fatto appiedato dalla sua formazione. In ogni caso è una superbike che ha ripreso i battenti, che adesso di fatto non si fermerà più fino a novembre, ci saranno intervalli regolari ogni 2 settimane e il prossimo Gran Premio sarà a Mostar, Repubblica Ceca, dunque tracciato all'esordio assoluto, che dunque sarò anche io curioso di vedere. È comunque una gara superbike che a me è piaciuta. Certo, abbiamo visto anche una volta che Jonathan Rea è impossibile da battere in questa pista, e con questa costanza ci vuole veramente una stagione di livello superiore anche all'eccellenza, e Toprak che fino a questo momento lo stava facendo. Peccato per l'errore che non è stato neanche colpa sua, ma è stata appunto causata da Garrett Gerloff. Per me ovviamente è indubbio la responsabilità di Garrett Gerloff in quell'incidente, e secondo me ci stava anche una penalità un po' più severa. Dite voi nel caso cosa ne pensate. Intanto noi proseguiamo con le altre categorie, perché se c'è un dominatore ad Assen per la Superbike, c'è un dominatore anche in Supersport 600, ed è Dominik Gerter, che ancora una volta vince entrambe le gare della Supersport 600 e va ancora una volta ad allungare in testa al mondiale. Se per 3 volte ha suonato God Save the Queen per Jonathan Rea, per Dominik Gerter suona il Salmo Svizzero, il suo inno nazionale. Gare veramente dominate dal pilota ex Moto2, un pilota che attualmente compete per vincere anche la Moto E, un pilota di assoluta esperienza che su questa 600 del team Tenkate, peraltro team olandese, dunque vittoria nella gara di casa per il team, si sta trovando veramente sempre a suo agio e ha fatto veramente quello che voleva in entrambe le gare. Ha dato veramente l'idea di prendersene e andarsene via da un certo punto in poi, e ha fatto così dalla metà della gara in avanti, e dunque doppietta per Dominik Gerter, 169 punti per il pilota svizzero su Yamaha, che batte nella prima gara Steven Odendaal, che anche lui corre in realtà su una Yamaha, team campione del mondo per il sudafricano, team Bardalevenbrosse. Terza posizione per Philippe Oettel, che comunque si dimostra un pilota anche lui costante. Certo, per battere questo Gerter, che è andato alla 5ª vittoria consecutiva di acqua, le deve passare secondo me sotto i ponti. È un Philippe Oettel comunque corriaccio sul pezzo, perché fa podio anche in gara 2, seconda posizione anche lui per un ex Moto2, e torna sul podio Randy Krumenacher, che peraltro sarebbe un campione di questa categoria, lo svizzero vinse nel 2019 proprio con Bardalevenbrosse, sempre su Yamaha, qui è un altro team per il pilota svizzero, ma comunque primo podio stagionale del podio del riscatto di Randy Krumenacher, che non vincerà il titolo del mondo Supersport, ma comunque può essere una molto fastidiosa bega per tutti gli altri piloti, e Gerd permettendo. È un mondiale che si allunga semplicemente perché Steven Odendaal, come vedete, finisce 13esimo in gara 2, cadendo purtroppo e rimontando le posizioni dei punti bassi della classifica. Comunque salva quello che può salvare il pilota sudafricano. Anche qui parentesi sugli italiani, e non perché c'è anche il sammarinese Luca Bernardi, partiamo proprio da lui, 12esimo in gara 1 ma straordinario 5º in gara 2 per quello che è uno dei migliori 5 piloti evidentemente di questa categoria. Bernardi sta togliendo il lusso di battere Jules Cluzel, che comunque è un grande esperto di questa categoria e anche un campione di questa categoria, che ha fatto 2 volte 4. Qui Bernardi comunque non era nella pista ideale, è vero, ha fatto 12esimo e 5º, ma comunque è solitario 4º in testa ovviamente al campionato Supersport, non in testa ma in quella posizione. L'altro migliore italiano è Raffaele De Rosa, che però in questa gara non ha fatto granché, si è rivisto un discreto Federico Caricasulo, soprattutto in gara 1, lui che è di ritorno dalla Superbike, ha fatto 8º in gara 1, mentre purtroppo è caduto in gara 2. È un'Italia che si difende comunque in Supersport, un'Italia che purtroppo non è un fattore invece nella 300, ultima categoria che ha corso ad Assen. Qui la classifica in realtà non è aggiornata perché manca la vittoria di Tom Buthamos, avvenuta pochissimo tempo fa in una gara a mucchio selvaggio, mi verrebbe da dire, che ha visto coinvolto 18 piloti per la vittoria. Qui la grafica appunto è aggiornata alla gara del sabato, che ha visto vittorioso Adrian Huertas, che è la 3ª vittoria consecutiva e rimane comunque in testa al campionato, perché comunque Huertas ha fatto podio, in particolare 3º sul traguardo. Va detto che poi nella gara 2 Jeffrey Buiss, campione del mondo in carica, ha tagliato per campi e dovrebbe essere penalizzato, ma comunque vedremo l'ufficialità della penalità. Jeffrey Buiss, che peraltro ha fatto
il podio nella gara di casa, terza posizione per lui, e c'è un altro olandese sul podio, ovvero Kjon Mufels. Entrambi gli olandesi sono del team MTM Motorsport, anche lui olandese. Dunque i piloti olandesi hanno fatto una grande gara nella appunto pista di casa, mentre Huertas allunga in testa al mondiale Supersport. In generale gli italiani hanno fatto discretamente per la loro potenzialità, va detto che appunto in 600 l'Italia purtroppo è un fattore anziché no. Il migliore degli italiani è stato Kevin Sabatucci, nella prima gara è finito sesto, mentre nella la seconda, che non è stato ovviamente inquadrato da questa grafica di Wikipedia inglese, Mirko Gennai fa ancora una volta sesto, ma appunto l'Italia purtroppo qui è un fattore irrilevante, perché il migliore è Bruno Jeraci, quattordicesimo, che purtroppo ad Assen non si è visto. Fatto sta che tutte le categorie di cui ho parlato, quindi Superbike, Supersport e Supersport 600, saranno impegnate a Most, Repubblica Ceca, per tutte e tre le categorie. Circuito nuovo, pare sia un pistino, lo vedremo insieme nel recent podcast dedicato che sarà l'8 di agosto, che sarà in contemporanea alla MotoGP, ma come sapete su questo canale lo Superbike ha sempre priorità sulla MotoGP, e dunque appuntamento tra due settimane per quanto riguarda il recent podcast della Superbike, mentre la settimana prossima ci sarà il recent podcast sulla Formula 1 e Formula 3, che correrà in Ungheria prima della pausa estiva delle quattro ruote. Il saluto da parte di Meteo Torgard, ci vediamo al prossimo video.